Ciao a tutti ragazzi, eccoci a un nuovissimo video, sono Credox ed eccoci qua in un nuovissimo video su una nuova recensione sul mouse della Toast Gaming GTX 101. Questo è un altro mio componente del mio setup. Allora, iniziamo subito con le caratteristiche tecniche. Allora, primo impatto, la scatola ci dice mouse da gioco di precisione a 4800 dpi, dotato di 6 pulsanti e fantastica illuminazione. Allora, come si può notare dalla scatola, qua possiamo vedere design ergonomico, ovviamente dopo vi metterò qualche pezzo di video in cui mostro il mouse, poi il logo che cambia colore, faccio vedere meglio, e poi l'elevata velocità dei bottoni. Allora, cosa si trova dentro la scatola? Ma io stavo volando. Beh, ovviamente troviamo il mouse, che già ho tirato fuori perché questo utilizzo per giocare. Poi troviamo il libretto di istruzioni, che non serve a niente, e poi troviamo un adesivo molto carino della Toast Gaming. Così me lo appiccico al muro, boh, non lo so, poi si vedrà. Allora, però abbiamo visto la scatola, abbiamo visto come si presenta il mouse, adesso andiamo a vedere un po' il mouse. Allora, questo qua è il mouse, non so se si vede bene, cerco di far vedere, c'è questo, diciamo, il suo design, qua c'è il logo, che, anzi aspetta, ve lo faccio vedere. Ecco qua il logo illuminato, nel frattempo c'è il mio PC, si sta accendendo ma a dettagli, che cambia colore, adesso ad esempio dal verde è diventato celestino, poi blu scuro, e cambia colore. Poi qua troviamo, da questo lato, due pulsantini. Poi troviamo qua dove appoggiare il pollice, tipo infatti la presa ergonomica, tipo così. Poi vabbè, troviamo ovviamente la rotellina e poi vediamo un po' il sotto, che è un design pure bello di sotto. C'è tipo queste cose qua, così via. Vabbè, poi ovviamente il logo mi sta illuminando la mano. C'è tipo torch, c'è un mouse che ha più funzioni, oltre a fare da mouse anche da torch, cioè più di così che volete. Comunque, a parte le cazzate, andiamo avanti. Allora, poi qua troviamo un pulsantino, che grazie a questo riusciamo a regolare la velocità dei dpi. Infatti tipo ci sono diversi livelli, lento, più veloce, fino a 4800 dpi. Beh, il design è questo qua, che a mio parere è figo, cioè non c'è nulla da dire. C'è pure tipo qua questa tipo linea che passa, cioè troppo bello. Poi qua pure il supporto per il mignolo, sì, e qua poi il pollice, cioè bellissimo. Beh, poi ovviamente tipo si illumina tipo così, adesso tipo nel video si vedrà stranissimo sicuro, cioè tipo tutto lampeggiare così. E questo, ve lo ripeto, è il mouse GXT, perché dico GTX, non è una scheda video, GXT 101, che tipo sembra la carica 101, però dettagli, è, a mio parere è buono. Adesso vedremo qualche prova sul PC per vedere quanto va veloce, così vi faccio capire come va. Ok ragazzi, questo è un esempio di com'è la velocità del mouse, faccio capire giocando a Minecraft. Allora, questa è la velocità più lenta, cioè, ed è quella che utilizzo io, perché poi va tipo schizza tutte le parti del monitor, è tipo così. Poi aumentando di velocità va così, sto fermo, sennò poi fa le laggate assurde, va così. Se è ancora più veloce va così, e poi ancora più veloce va così, che tipo pare che tipo il PC sta per esplodere, cioè, capiamo. E questa è la velocità massima. Adesso proviamo con la freccia. Facciamo, questa è la velocità normale, questa è l'aumento di velocità ancora di più, velocità massima che tipo manco si vede, cioè ditemi voi se non è veloce questo mouse, cioè non c'è niente da dire, cioè, un mouse di tutto rispetto.
Ok ragazzi, questo era il video sulla recensione del mio mouse da gaming. Vi ho visto la scatola, le informazioni che dà la scatola, vi ho visto cosa conteneva, c'è tutto questo coso, questo macello. Per me è buono, pure il rapporto qualità-prezzo è buono. Vabbè, l'ho pure detto nel vecchio video, la recensione delle cuffie da gaming, che lo lascerò qui, si troverà qui. Vabbè, prima finite questo video ovviamente. Però poi passate a vedere il video della recensione delle cuffie, mi raccomando. Ok ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per vedere i prossimi video. Lasciate un like, un commento, guasta mai, facciamo un prossimo video. Ciao a tutti! Ehi, lascia like per il mouse da gaming che è fighissimo. Lascia like.